passato un po' di tempo dall'ultima volta che mi sono messa davanti alla telecamera e ho cominciato a parlare. Però oggi sembra la giornata giusta per ricominciare, quindi eccomi qua. Ciao, io sono Daria Huber, sono una cantautrice e produttrice musicale e benvenuti sul mio canale YouTube. Non so neanche come introdurre effettivamente dei video. In realtà non ho mai fatto YouTube come youtuber in maniera seria. Per un primo periodo ho postato cover quando ero più piccola, che in realtà è stata la prima cosa che mi ha portato effettivamente a pubblicare video su YouTube. Tra l'altro mi è arrivata una notifica pochi giorni fa che il mio canale aveva appena compiuto 6 anni, che è una cosa abbastanza folle. Il mio primo video è stato nel 2018 ed è stata una cover di una canzone di Alessia Cara, il che fa molto ridere. Tra l'altro lei la ripostò anche, uno dei momenti più belli della mia vita. Da qualche parte mia mamma ha un video di me che reagisco a questa cosa. E per un altro periodo invece ho utilizzato YouTube per raccontare la mia musica, postando i miei video musicali. Però anche lì non sono mai andata troppo nel dettaglio di quello che stavo realmente facendo, ed è quello che invece mi piacerebbe cambiare a partire da adesso, portandomi un pochino di più con me in tutto quello che faccio dal punto di vista musicale, creativo, anche in parte personale, ma sempre comunque relativo alla musica. Per un altro periodo su questo canale YouTube ho anche avuto un podcast che si chiama Spazio Daria, che probabilmente tornerà con dei format leggermente diversi. Sto ancora, diciamo, studiando, perché comunque era una cosa che mi piaceva davvero tanto fare, anche se per un periodo poi è diventata veramente pesante, che è il motivo per cui ho smesso in realtà. Stava togliendo troppo tempo alla musica per quanto mi riguardava, però vorrei riuscire a trovare una via di mezzo per fare tutto, perché comunque ho tante piccole passioni che riguardano sempre la sfera della musica e della creatività in generale, che comunque mi piacerebbe portare avanti, e YouTube è sempre stato un po' il mio pallino. Quindi niente, eccomi qua. In realtà faccio questo video anche perché, facendo un po' un recap dell'estate, di quello che è successo quest'estate, qualcuno l'ha visto sugli altri social, TikTok e Instagram, che ho postato contenuti non stop per diffondere quanto più possibile la mia ultima canzone, che si chiama Vivo, e che se ancora non hai ascoltato dovresti ascoltare e anche guardare il video musicale che trovi proprio qui su YouTube, perché spacca. Però senza perdermi in troppe chiacchiere, ho postato tantissimi contenuti per diffondere quella canzone e non vi nego che in parte ho raggiunto un piccolo burnout con i contenuti, almeno i contenuti brevi. Se non erro, ho già parlato di questa cosa in una puntata del podcast, ma comunque in generale ho un rapporto complicato con i contenuti brevi, perché innanzitutto non adoro il modo in cui mi fanno sentire, non adoro il fatto di non avere a tutti gli effetti, proprio quando consumo contenuti, controllo di quello che sto guardando, perché le applicazioni tramite l'algoritmo appunto continuano a propormi contenuti che potrebbero piacermi, che spesso mi piacciono, ma spesso anche contenuti di cui alla fine non mi interessa niente e finisco comunque a guardarli. Mi portano sempre poi a un certo punto a chiedermi: ma mi interessa davvero di quello che sto guardando, della persona che sto guardando, della vita della persona che sto guardando e delle azioni che segue? No, la maggior parte dei casi la risposta è no. Questa cosa è spesso dovuta al fatto che non sono stata io a scegliere di guardare quel video, ma è stata l'applicazione a consigliarmelo. Cosa diversa con contenuti più lunghi come YouTube, come può essere un podcast, in cui appunto c'è una scelta da parte dell'utente, dal consumatore, che clicca sul video, guarda il contenuto, fa una scelta. Tra l'altro YouTube, anche questa cosa che io da grande consumatrice di YouTube, probabilmente perché è una delle piattaforme con cui comunque sono cresciuta, faccio tantissimo, e cioè quella di tornare dai YouTuber che mi piacciono di più, riguardare i loro video, guardare i nuovi contenuti che pubblicano. Questo perché appunto si crea una sorta di connessione diversa con le persone che andiamo a guardare su YouTube. Probabilmente proprio perché appunto c'è questa scelta alla base di tutto, che secondo me oggi manca un po' troppo nel modo in cui consumiamo i nostri contenuti. Altro motivo per cui ho una relazione complicata con i contenuti brevi, e l'ho sempre avuta, che mi fanno sentire stupida. Questo è un concetto molto difficile da spiegare, però non sono una persona molto estroversa e questa è una cosa che credo si noti proprio a primo impatto quando mi si vede. La regola alla base di tutti i contenuti brevi, indirizzata alle persone che appunto realizzano questi contenuti brevi, è proprio quella che deve esserci un gancio, deve esserci qualcosa che incolla le persone al video. Nei primi 2 secondi del video devi attirare l'attenzione del l'utente che sta guardando il tuo video abbastanza da non farlo scrollare via, e questa cosa mi ha sempre perseguitato tanto, al punto di dovermi delle volte mettere a fare degli hook che non mi facevano sentire totalmente me stessa, mi facevano dire delle cose magari che non avrei mai detto nella vita di tutti i giorni ad una persona, nel tentativo di far arrivare la persona ad ascoltare la mia canzone alla fine. E per me questo è un tedio, l'ho sempre detto, lo dirò per sempre. Al tempo stesso mi rendo conto che fare questi contenuti porta tante volte delle persone a conoscere la mia musica, e quindi c'è questa piccola parte di me che ha ancora voglia di realizzare questi contenuti e ancora voglia di mettersi, diciamo,
lì fuori in questo grande mare nel tentativo di farsi notare anche solo da una persona. Però non vi nego che delle volte è molto difficile, anche perché appunto è un mare veramente molto grande, un ambiente molto saturo ormai, ed è un ambiente in cui mi sembra quasi che non ci sia più tanta onestà. Questa cosa delle volte mi fa venire voglia di allontanarmi totalmente da questi social, disinstallare totalmente queste app. Però poi mi rendo conto che fanno parte del mio lavoro e non posso farlo. E sempre di questo, appunto, ricordo di aver parlato in una puntata del podcast. Faccio sempre questo avanti e indietro, purtroppo, con i social, proprio perché fanno parte del mio lavoro e non posso totalmente distaccarmi da questa cosa. E anche perché nel mondo d'oggi non avere i social diventa quasi difficile, perché comunque si fa tutto con uno smartphone, si fa tutto attraverso i social. Non so se capite anche voi, ma tanti anni fa io per cercare una ricetta andavo su Google, adesso vado su TikTok. Diciamo che TikTok è diventato il mio motore di ricerca principale, e questa è una cosa in realtà che sta succedendo a tantissime persone, secondo le statistiche. E ha anche senso, perché comunque guardare un video di 15 secondi rispetto a leggere un articolo richiede meno impegno da un punto di vista proprio mentale. Quasi mi sembra che tutto sia finto attorno a me, e questa cosa mi destabilizza spesso e volentieri. Ma tutto diventa ancora più difficile quando mi rendo conto che i social in questo momento sono l'unico mezzo che ho per far arrivare la mia musica alle persone. Certo, questa cosa va presa con le pinze, perché ci sono tante piccole situazioni che si possono creare per diffondere la propria musica, come può essere cantare dal vivo. Quest'estate ho avuto il piacere di cantare davanti a tantissime persone al Balena Festival a Genova, in apertura a Fulminacci e Postino. E facendo questo concerto, facendo questo set di 25 minuti, mi sono trovata tantissimi messaggi di tantissime persone che mi hanno vista lì e mi hanno fatto i complimenti, e ancora oggi mi trovo di messaggi di persone che mi scrivono dicendomi: ti ho conosciuta lì, ti ho vista cantare al Balena Festival e da allora ti seguo. E per me questa è una figata, anzi forse è la cosa più bella, perché pensare che ci sia ancora la possibilità di connettersi e di arrivare a qualcuno nella vita reale è pazzesco, soprattutto quando sei costretto a passare la maggior parte del tuo tempo davanti ad un cellulare a cercare di appunto creare questi contenuti brevi che ti portano delle connessioni che alla fine non sono tangibili e che quindi delle volte sembrano inesistenti. I social sono uno strumento potentissimo e sicuramente per tanti aspetti li adoro, ma cavolo, possiamo parlare ogni tanto di quanto sia stressante doverci essere per forza, dover per forza stare lì, per forza mettersi a fare il video, per forza ragionare sulle statistiche, i numeri, le analitiche, tutte queste cose che sono veramente deleterie per la mente, soprattutto di un artista che tra l'altro non fa musica, non fa arte per il numero, ma fa arte perché ha bisogno di esprimersi. Delle volte i social mi portano a distaccarmi dall'obiettivo principale, che è raccontarmi, raccontare la mia storia alle persone, raccontare quello che penso ed esprimermi attraverso l'arte, che è il motivo per cui ho cominciato a fare questa cosa ed è una cosa che io non posso perdere di vista, perché nel momento in cui la perdo di vista non ha più senso fare arte. Però purtroppo questo costante avere davanti i numeri e quindi questo costante poterli osservare e analizzare, che tra l'altro è fatta di proposito dalle piattaforme perché è una delle cose che crea più dipendenza. Quando posti un video su TikTok o su Instagram, la prima cosa che vuoi fare è capire quanti like hai fatto, in quanto tempo hai fatto questo numero di like, se la gente sta commentando, interagendo col video, con il post, quello che sia, che poi delle volte quando non matcha con l'obiettivo magari che ti hai messo in mente, che tra l'altro sarà sempre un obiettivo nuovo, non ci accontenteremo mai, perché magari oggi il nostro post farà 400.000 mi piace, che è il numero più alto di mi piace che abbiamo mai fatto nella nostra vita, e noi ne vorremmo comunque 500.000. Non saremo mai contenti effettivamente di quello che accade sui social, ne vorremmo sempre di più. Quindi questo costante avere i numeri a portata di mano non porta a niente di buono nel nostro cervello, perché va solamente ad innescare un meccanismo ed una voglia di avere sempre di più. Quando alla fine ci servono effettivamente questi like, o ci serve creare, proprio come musicisti sto parlando, delle connessioni con le persone che ci ascoltano. Altra cosa che mi turba molto, e qui ritorno al discorso della scelta appunto di vedere un contenuto diverso dalla proposta che ti fa costantemente un'applicazione come TikTok, è che alla gente viene proposta talmente tanta musica ogni giorno sui social che delle volte mi chiedo: ma perché cavolo dovrebbero fermarsi sul mio video a guardarlo? Tante volte si parla di quantità sui social, bisogna essere costanti e postare tanto, ma perché la gente dovrebbe fermarsi a guardare il mio video in cui faccio il lip sync della mia canzone? Perché lo sto facendo? Cioè, questa è la vera domanda che delle volte mi pongo. Sto lanciando un messaggio con questo video? E il 90% delle volte la risposta è no. Sto solamente cercando di far arrivare la mia canzone alle persone,
nell'unico modo che conosco, cioè fare un TikTok. Onestamente ho parlato talmente tanto che ho anche perso un po' il filo del discorso e di questo mi scuso, però al tempo stesso sono argomenti che mi toccano veramente tanto perché è la mia vita di tutti i giorni. E mi rendo conto che quando mi prendo dei momenti di distacco dai social sto sempre meglio, innanzitutto da un punto di vista mentale, ma anche da un punto di vista creativo, perché arrivo sempre a fare più musica. Quest'estate, dal punto di vista creativo, proprio a partire dalla seconda metà dell'estate, che è stato il momento in cui ho smesso di realizzare contenuti e mi sono concentrata sul lavorare della nuova musica, è stato un periodo veramente proficuo che mi ha mostrato quanto tempo alla fine mi va a togliere fare dei contenuti brevi. Ma soprattutto non si tratta neanche solo di tempo, perché ormai il tempo lo faccio uscire in qualche modo, lo trovo sempre in qualche modo, ma si tratta proprio di sforzo mentale, perché a molte persone sembrerà una cosa velocissima e semplicissima mettersi lì a fare un video, ma fidatevi che non lo è, perché ogni volta che io apro una telecamera e mi guardo in una telecamera ho sempre qualcosa che non va per quanto mi riguarda. E questa non è una questione di bassa autostima. Il problema qui è che abbiamo normalizzato il guardarci costantemente attraverso la videocamera. Innanzitutto gli obiettivi sia di un telefono che di una videocamera vanno a distorcere la nostra faccia e il nostro corpo, come uno specchio in realtà. Noi non ci vedremo mai esattamente come ci vedono le altre persone. Noi ci sembreremo sempre più strani di quello che effettivamente siamo, ci sembreremo sempre diversi. È come ascoltare la propria voce in una registrazione o come fare una videochiamata con qualcuno e finire a guardare la propria immagine e non l'immagine della persona con cui stiamo parlando, proprio perché siamo così concentrati a sapere come appariamo. Comunque, da un punto di vista generale e tornando ad argomenti un po' più carini, mi piacerebbe tornare qui su YouTube in maniera più costante e esprimermi, appunto, raccontare la mia vita, la mia verità, la mia arte soprattutto, tramite video come questo, tramite video in cui vi mostro cosa faccio durante la settimana, tramite il racconto delle mie canzoni, che sono quello che mi portano effettivamente a stare sui social. E vorrei cominciare un pochino a parlare di cosa mi porta a scrivere una canzone e del perché lo faccio. L'11 ottobre esce Partita a scacchi, che è una canzone che adoro, che è una canzone che ho scritto quest'estate, proprio in quel periodo in cui mi sono un attimo distaccata da tutto. Ed è una canzone molto 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 onesta, molto sincera, e di questo sicuramente parleremo più avanti. E se sei di Milano o dintorni e ti va di venirmi a sentire cantare dal vivo, il 12 ottobre suono al Rock and Roll. Trovi tutte le info in descrizione, sul mio profilo Instagram e quant'altro. E vi ringrazio per aver visto il video fin qui, spero di non essermi persa troppo a livello di discorso, di non aver deviato troppo in certi momenti. Aspettatevi un po' di contenuti in più da questo canale YouTube e forse qualcosina in meno sugli altri social, non lo so ancora, devo trovare una dimensione sia lì che qui. Io ti ringrazio per aver visto il video fino a qui, ci vediamo alla prossima.